Sostanzialmente da quando fu approvata quella risoluzione che prevedeva l'esenzione del bollo auto per i residenti nei comuni e la cui superficie territoriale ricadeva per il 50% almeno all'interno dei parchi sotto i 3.000 abitanti, non è stato fatto più niente. Però ad agosto io parlando con il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio abbiamo avuto un'interlocuzione e lui stesso mi ha sollecitato ad aiutare, nel senso a vedere di che cifre, che numeri stiamo parlando, di fare un'attività istruttoria. Ci siamo messi in moto con alcuni sindaci volenterosi e con il mio collega consigliere Antonio Di Marco e siamo riusciti a fare un'attività istruttoria dialogando con gli uffici della regione, con l'ACIN. È venuto fuori che per quanto riguarda i comuni ricompresi in questa risoluzione, parliamo di 54 comuni per 38.000 abitanti, bisogna trovare le risorse pari a 6 milioni di euro. Se poi vogliamo estendere il parterre de Roi dei beneficiari, passare dai comuni la cui superficie territoriale ricade all'interno dei parchi ai comuni ricompresi nella strategia nazionale delle aree interne, allora ci vogliono 20 milioni. Insomma, se noi avessimo governato la regione Abruzzo avremmo fatto meno leggi mancia e avremmo dedicato tutte le risorse, lo dico a nome del Partito Democratico, per tutti i comuni ricompresi nella strategia nazionale delle aree interne, così avremmo ricompresi tutte. E adesso diamo l'opportunità a Marsilio di fare delle scelte, siccome ci troviamo in sede di approvazione del bilancio, siamo nel momento ottobre-novembre, sono i mesi della predisposizione del bilancio, adesso loro si trovano di fronte al fatto compiuto e noi ovviamente che siamo quelli che facciamo un'opposizione forte, la facciamo però un'opposizione nel merito, cioè facciamo delle proposte costruttive che riguardano la vita reale dei cittadini, perché per contrastare lo spopolamento c'è bisogno del mantenimento dei presidi sociali, c'è bisogno del mantenimento dei servizi, ma c'è bisogno anche di una defiscalizzazione, una detassazione che faccia capire che in quelle aree si può ancora pensare di progettare, di costruire un progetto di vita e magari avendo anche delle agevolazioni, perché fino adesso per chi rimane a vivere in quelle aree di montagna ci sono soltanto svantaggi, chiudono uffici pubblici, chiudono le scuole, chiudono uffici postali, le farmacie, non ci rimane a vivere più nessuno. È arrivato il momento di dare una svolta, di pensare di investire sulle aree interne, perché è soltanto investendo delle risorse che si può garantire il mantenimento di quella popolazione, che ti consente di mantenere il territorio, perché poi i problemi che si generano a monti, la scarsa manutenzione del territorio, i problemi te li ritrovi ovviamente a valle, quindi sulle aree costiere, non pulire gli argini dei fiumi, ecco, sono tutti problemi su cui la Regione Abruzzo può intervenire attraverso queste misure di defiscalizzazione.